tutte, oggi in versione struccata e anche vagamente stropicciata perché mi sono alzata da poco, faremo la tinta insieme perché mi è stato richiesto di fare un video in cui appunto mi faccio la tinta insieme a voi per mostrarvi il modo molto professionale in cui mi faccio la tinta a casa. Quindi per questo video di che cosa abbiamo bisogno? Di capelli che necessitino di tinta ovviamente, non credo si noti, non lo so, con questa luce improbabile del bagno. Comunque nel momento in cui ho un centimetro di ricrescita mi sento già molto sciatta per cui devo assolutamente rifare la tinta. Quindi io più o meno mi faccio la tinta ogni 3 settimane, dalle 3 alle 4 settimane, insomma a seconda della ricrescita, mi crescono abbastanza velocemente i capelli, che è un bene o un male a seconda, insomma. Comunque ho all'incirca il mio solito centimetro di ricrescita, quindi i capelli bianchi si vedono più o meno così. Io mi sento abbastanza in imbarazzo quando succede questo perché so che sotto la luce battente si vede, quindi non mi sento particolarmente a mio agio e quindi appena ho tempo corro ai ripari. Quindi cosa serve per questo video? Una tinta, un pennellino da tinta che non è incluso nella confezione ma io ho comprato a parte e da quando l'ho acquistato non faccio più a meno di questo strumento, ve ne avevo anche già parlato in un video che vi linko qui sopra, e una felpa brutta di quelle che anche se si macchiano chi se ne frega. Io di solito non mi metto la mantellina perché con questo strumento... Dicevo prima che la gala desse il suo contributo, con questo strumento qui di solito non faccio grossi danni, per fortuna. Quindi procediamo. Allora, questa è la tinta che io uso da annissimi, ma vi devo già anticipare che questa è l'ultima tinta che io ho in scorta. Per il semplice fatto che l'ultima volta che sono stata a fare la spesona mi sono completamente dimenticata di comprare la tinta e l'ho interpretato come un segno del destino perché vi ho detto che sono ultimamente tricologicamente inquieta, quindi sicuramente questo colore che è il numero 4 castano, eccolo lì, questa sarà l'ultima tinta di questo colore che do ai miei capelli. Poi quello che succederà ancora non è dato saperlo, in ogni caso questa per il momento è l'ultima. Allora vado a unire i due flaconcini mettendo il contenuto di questo dentro questo, lo sapete bene come funziona. Agito il tutto. Per sicurezza comunque rigiro i bordi della mia felpa verso l'interno. Indosso i guanti di plastichina in dotazione alla confezione. Dopo aver ben agitato il mix di cremette, rompo il sigilletto qua e aiutandomi con la spatolina comincio quindi direttamente dalla confezione col beccuccio che è piuttosto comodo. Vado sulla scriminatura e comincio a distribuire il prodotto. Questa applicazione è veramente molto precisa e accurata. Di solito quando non avevo ancora acquistato la spatolina qua, il pennellino, facevo dei casini inimmaginabili, sporcavo dappertutto, me per prima ma anche mezzo bagno, facevo veramente il disastro. Invece adesso vedete che l'applicazione è veramente molto pulita e comoda. Quindi fatto questo vado più o meno un centimetro più in là con il beccuccio dall'altra parte, faccio all'incirca una riga e così procedo per tutta la capigliatura. Io questo prodotto lo applico in due step, quindi faccio prima l'applicazione sulla ricrescita e lo tengo come da istruzioni 15 minuti, dopodiché procedo con il resto della capigliatura e lì l'applicazione
è un po' meno precisa e pulita di come la sto facendo adesso, dopo lo vedrete, perché ovviamente si parla del retro dei capelli, quindi è una zona sulla quale io non ho particolare controllo, diciamo. Quindi lì l'applicazione avviene in maniera un po' random. In ogni caso, comunque dicevo, qui applico la tinta e la tengo su per circa un quarto d'ora, e prima di applicare la tinta su tutto il resto della capigliatura, dopodiché sono altri 10 minuti e poi il risciacquo con l'applicazione del trattamento. Nel momento in cui arrivo qui sulle tempie faccio un pochino più di attenzione, perché di solito questi capellini qui del bordo, diciamo, tendono a sfuggire, i bastardelli, e a rimanere bianchi, per cui vado un pochino anche a colorare la pelle, perché tanto nel momento in cui vado a sciacquare la tinta, una volta mi ricordo sempre con questa tinta, ma devono aver un pochino cambiato la formulazione evidentemente, perché se andavo a colorarmi la pelle rimaneva colorata, cioè rimaneva proprio più marrone. Adesso invece questo risultato è molto più soft, per cui praticamente non si nota, e quindi in questa zona qui sbordo leggermente e vado a colorarmi anche leggermente la pelle per essere sicura di prendere anche i micro capellini bianchi, che sennò appunto rimangono bianchi. Nel momento in cui ho fatto mezza testa per la ricrescita, ovviamente faccio la stessa cosa per l'altra metà testa. Ecco qui, quindi ultimata l'applicazione per quanto riguarda la ricrescita, adesso lascio il prodotto in posa per 15 minuti e poi continuo. Ok, è trascorso all'incirca un quarto d'ora, adesso devo applicare la tinta sul resto della capigliatura, quindi sul retro, sulla nuca praticamente, e sulle lunghezze. Quindi di solito procedo in questo modo, riapplico ovviamente i guanti, metto una certa quantità abbastanza abbondante di prodotto sulla mano e in questo modo vado a riempire anche di crema, insomma di tinta, i capelli sulla nuca e sulle lunghezze. Come vi ho detto, questa applicazione è molto meno precisa e molto più alla buona, diciamo, rispetto a quella che ho fatto fino adesso. Ovviamente qua, come vedete, il prodotto si è andato a scurire. Però non so come altro fare, ovviamente, perché essendo da sola a farmi la tinta, faccio così. Ok, applicata velocemente e sommariamente tutta la miscela sulla nuca e sul resto della capigliatura, di solito l'ultimissimo step che vado a fare è voltarmi di 180 gradi, munirmi di uno specchiettino e andare con la mia spatolina a recuperare i capellini che di solito si disperdono qua sul collo praticamente, in modo da colorare con la tinta anche questi. Quindi adesso vediamo cosa sarà possibile riprendere. Ecco, quindi di solito faccio così. Ok, colorati di tinta anche i micro capellini che abbiamo qui alla base del collo, aspetto altri 10 minuti, dopodiché andrò a risciacquare il tutto. Ok, sono passati gli ulteriori 10 minuti, quindi adesso vado in doccia. Come vedete qui ho già predisposto l'accappatoio, vado a sciacquare completamente la tinta. La confezione prevede che ci sia annesso questo trattamento finale, quindi per fare un impacco dopo aver sciacquato la tinta. Io di solito questo non lo utilizzo, ma vado a fare un impacco con la maschera del momento.
In questo caso è quella di Maternatura al girasole. Ok, uscita dalla doccia, sciacquata la tinta, adesso vado ad asciugarmi i capelli e poi vi faccio vedere il risultato finale. Questo quindi è il risultato finale, con capelli tinteggiati, messi in piega e asciugati. Ovviamente io nel frattempo mi sono anche un po' truccata, mi sono resa più presentabile. L'ultima cosa che volevo dirvi è che prima di procedere all'asciugatura avevo usato una nocciolina piccola piccola di prodotto di questo qui della Bioficina Toscana, che è la lozione lisciante, e subito dopo l'asciugatura, quindi con i capelli ancora caldi, sono andata a mettere due pusciatine di cristalli naturali per capelli castani della linea Care di Alchemilla. Questo, come vi ho detto, è il risultato. A me i capelli piacciono molto, di solito quando faccio la tinta è il momento in cui i capelli mi piacciono di più. Come vi ho anticipato, questo colore sarà l'ultimo che ho fatto sui miei capelli, dopodiché ci sarà sicuramente qualche cambiamento. Ho anche comprato un prodotto di cui non vi parlo adesso, ve ne parlerò quando sarà il momento di rifare la tinta, perché è un prodotto piuttosto curioso, quindi rimanete sintonizzate, perché come ho fatto per la tinta oggi farò un video in cui applicherò questo prodotto sui miei capelli, per cui sarete direttamente coinvolte, diciamo, in questo esperimento. Comunque io spero di aver soddisfatto la richiesta di chi appunto mi aveva chiesto questo tipo di video, che spero vi sia stato utile o almeno vi abbia tenuto un po' di compagnia. Io come al solito vi ringrazio per averlo guardato e se volete ci vediamo alla prossima.